L'undicenne di Martina Franca, Paolo Leone, il vincitore assoluto della sesta edizione del Premio Italia Olimpo Pianistico. La kermesse nazionale, tenutasi al Palazzo degli Specchi di Taranto, è stata promossa dall'Accademia Musicale Mediterranea, che ha acceso i riflettori sui suoi allievi migliori, mettendo in vetrina il loro talento. Beh sì, il concorso innanzitutto è riservato solamente agli allievi iscritti nelle varie accademie. L'Accademia Musicale Mediterranea vanta ormai diverse sedi un po' in diverse regioni italiane e pertanto questo concorso va ad eleggere e a conferire le medaglie di bronzo del Presidente del Senato, la medaglia di bronzo del Presidente della Camera e la targa d'argento del Presidente del Consiglio dei Ministri ai migliori tre allievi di tutti iscritti nelle Accademie Musicali Mediterranee d'Italia in pratica. I ragazzi chiaramente sono ben preparati perché hanno una preparazione di base concreta, sopportata, suffragata soprattutto da programmi ministeriali anche molto scomodi e programmi concorsuali per i quali in pratica i ragazzi cercano di presentarsi anche in altri ambiti concorsuali, in altre realtà concorsuali. Oltre 60 i partecipanti alla manifestazione che ha raccolto i migliori talenti dell'Istituto di Formazione Musicale dislocato nelle sedi di Puglia, Lazio e Calabria. I ragazzi vengono dalla Calabria, vengono dalla Puglia, dal Lazio, dalla Basilicata, dall'Abruzzo, diciamo un po' del centro-sud. In qualità anche di direttore dell'Accademia Musicale Mediterranea non posso che essere soddisfatto del risultato perché il livello è stato altissimo. Chiaramente mi sono avvalso della collaborazione di vari docenti molto validi, i quali sono il maestro Pierpaolo Morbidelli, la professoressa Tiziana Ancona, la professoressa Agnese Urso, il maestro Gaetano Frascella, il maestro Giuseppe Fusaro, la professoressa Rosanna Bruno e la professoressa Alfonsina Geraci. Questi docenti in sostanza hanno sostenuto i lavori commissariali e pertanto con grande sintonia stiamo eleggendo ed eleggeremo in pratica il vincitore del concorso e gli conferiremo i dovuti premi, per questo la medaglia di bronzo dei presidenti della Camera e del Senato e la targa del Presidente del Consiglio dei Ministri. Primo premio categoria superiore è andato al 15enne Francesco Masi, vincitore anche del riconoscimento Falanto Arte, tributato dal Lions Club Taranto Falanto. Per la categoria intermediate, sul gradino più alto del podio, la 13enne Daniela D'Amico. Riconoscimento speciale, premio Lanza, al pianista 16enne Michele Domenico Berardi.